Percorso breve, darò delle indicazioni da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto, quali sono le intenzioni e quali sarebbero i risultati, sono i risultati che ci attendiamo. Nel 2012 l'amministrazione ha deciso di innovare in termini di qualità su questa mostra mercato regionale dell'artigianato. I requisiti, le eccellenze, la qualità e possibilmente, anzi, fabrianesità e regionalità. Dunque portare in evidenza le nostre capacità, il nostro saper fare, Fabriano Maker City per questo motivo, e riportare in evidenza con importanza la nostra storia, tutto quello che possiamo non solo recuperare ma soprattutto far conoscere nella storia. E questo dunque è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di una mostra regionale ma che sappia fornirci sempre di più delle indicazioni per la valorizzazione delle nostre eccellenze. In questa sala vedo presenti diverse praticamente rappresentazioni di questa fabrianesità a livelli importanti, dall'artigianato, che chiaramente è il piatto forte intorno al quale ragioniamo. Nella storia citerò, ma poi dopo Michela Fioretti, comunque per Escomarche, sarà più specifica, alcuni aspetti importanti, come ad esempio la storia di Antonio Latini, una storia praticamente di Fabriano del 1600, probabilmente conosciuta a pochi e che invece praticamente interessa e può interessare per far conoscere il nostro territorio, per valorizzarlo. Questo legame di Antonio Latini al territorio, e vedrete poi la rilevanza della serata del 7 settembre, ci porta anche ad avere una rilevanza a livello nazionale, perché no, con ambizione anche internazionale. Verrà Gualtiero Marchesi effettivamente a rendere onore praticamente a questa figura storica di Fabriano, che è un cuoco del 1600 di Casata, con una storia anche direi particolare, che ci insegna come con l'umiltà, con la buona volontà si possono raggiungere determinati risultati. Per cui nel 2012 il cambio del format, nel 2013 aggregazione, partenariato con l'Università di Camerino, con il Consorzio Grotte di Frassassi, con la Fondazione, con enti importanti, perché questo territorio deve essere unito per riuscire ad essere valorizzato. E devo dire che in questo Expo c'è una folta rappresentanza, e questo è un motivo per noi molto interessante, di giovani, molti, molti giovani coinvolti a vari livelli. Alcuni di loro li ringrazio subito, sono già presenti, sono una selezione di 20 ragazzi che praticamente si rendono disponibili a fare da hostess e da steward durante praticamente la manifestazione, e dunque ad aiutare coloro che saranno i visitatori a muoversi nei vari poli. Ma giovani sia nel ruolo di steward e di hostess, ma giovani anche in tutti i settori, direttamente coinvolti nella parte dimostrativa e nella grafica e nella comunicazione e nella stampa. Dunque vuol dire, e devo dire, che abbiamo registrato con entusiasmo questa azione, è la qualificazione, la qualità, la valorizzazione, far conoscere il più possibile il nostro territorio in modo adeguato, ma se mi rivolgo all'artigianato è riuscire praticamente a rivedere le nostre eccellenze, nel senso di ricollocarle anche nel tessuto urbanistico in modo adeguato, affinché rappresentino un motore di sviluppo, di economia in questo momento in cui abbiamo bisogno, e ma non solo perché ne abbiamo bisogno, perché comunque la storia ci insegna che le cose importanti che questa città ha a disposizione devono essere valorizzate. Dunque su questo noi stiamo investendo. Chiaramente per queste cose non si fanno i miracoli dalla mattina alla sera, cerchiamo di farlo con la dovuta attenzione, e crediamo che questo sia un altro passaggio, un altro tassello.